Oh, fra, ma quanto cazzo hai? Ma ne vogliamo parlare due secondi? Eh? Avevo le palpitazioni, poi con la musica giusta. Hai visto? Ho fatto l'archivio con la musica tutta così d'orchestra, che non è che ci posso mettere la dubstep con Battlefield 1, sei... no? Sei il maestro della situazione, no? Sì, quindi ora sì, ma poi maestro. Perché non hai visto, cioè non stai vedendo la clip e passano sotto, cioè poco. Eh no, perché sono rimasto un po' assente. Anche perché, cioè ora ho capito come facevi in alfa tarare tutti quanti, cioè avevi quanto l'arma che ho utilizzato anch'io, cioè con come frullino. Si chiama quanto... qualcosa automatico. Vabbè, 1918 c'è stato. Immagini il 2012 sta, invece si chiama. Comunque sta facendo un video, mi sa fra. Sì, ah sì, vabbè. Così salutiamo gli iscritti, ragazzi. Benvenuti su Exec Official per questo nuovo. Che cosa sono questi? Sono dei videozzi. Perché video vanno poi soprattutto questo musicali è un videozzo. Allora, ragazzi, oggi vi parliamo, come promesso, della prima delle quattro classi. O meglio, primo video sulle dei quattro che faremo sulle classi di Battlefield 1. Perché le classi sono quattro. Esatto, sono quattro. Sì, esatto. E soprattutto adesso vi spiegherà tutto Brami, visto che lui, insomma, deserto del Sinai se l'è girata in lungo e largo, vero Fede? No, io sinceramente ci ho giocato 20 minuti e basta. Su un carro, tra l'altro. Ah, è vero, hai fatto anche in tempo a scaricarla, me l'ero scordato. Esatto. No. Ragazzi, non vi daremo chissà quali informazioni tecniche, anche perché stiamo facendo il video praticamente la sera prima che lo vedete uscire. Quindi è già un po' che la beta è passata. Io non mi ricordo un cavolo dei nomi delle armi, infatti non sappiamo manco il frullino come si chiama. No, però M1918 ci sta qualcosa. L'altro è MP18, quello con la canna forata, esatto, che c'ha la canna groviera. Sì, insomma, ma è illegale. Sì, è veramente forte. Un po' lascia perplessi l'idea che ci fossero armi così, insomma, sgrave. Della prima guerra mondiale. Però se ce l'hanno messe sicuramente sarà magari stato sei così. Tu troppo bravo per utilizzarla, no. Sicuramente erano aggeggini un po' sperimentali. Ecco perché qualcuno ho sentito che ha un po' criticato il gioco, perché dice vabbè, hanno trovato un compromesso, ovviamente, perché se no, se mettevano solo armi semiautomatiche o addirittura bolt action, diventava troppo troppo noiosa la cosa. Però sicuramente queste armi qui saranno state sperimentali, allora, cioè nel senso che venivano usate sul campo di battaglia, ma ce l'aveva uno su ogni morte dei papa. Invece qui ce l'hanno tutti, perché ma nessuno lo sapeva. Esatto. E quelli della DICE hanno trovato chi era. Veramente. Allora, andiamo per gradi. Intanto lo vogliamo dire per quelli che magari proprio non hanno visto niente di Battlefield 1, della beta o dell'alfa, che raga, è figo, magari è il primo video che vedono, che quest'anno questo nuovo episodio della saga Battlefield hanno accorpato la classe dell'assalto con quella del geniere. Cioè adesso la classe che offende i mezzi, che dovrebbe far male ai mezzi, poi qualcuno... Ah, mi ricordo tra l'altro in alfa ero l'unico, perché tu devi fare il medico a lanciare granate. Sì, abbiamo provato a registrare in due, ragazzi, se non l'avete visto andate a vedere quei due dual pop sono che abbiamo fatto. Sono gli effetti fanno, cioè sono, lo riconosciamo noi, poi chiaro sui nostri video, però secondo me oggettivamente sono due bei video. Facciamo tantissima fatica perché sì, diciamo che da solo un assalto da solo contro un carro, anche se è Brambi è un bel assalto, insomma. Vabbè, diciamo che quello è un handicap comunque, Fede, non vorrei dire, però fa fatica, okay. Che poi è giusto, molti hanno detto che i mezzi sono troppo forti su sto gioco. In realtà, cioè, per me non è corretta come cosa, nel senso, un fante da solo non può smontare un carro, se no, voglio dire. Che poi fatemela dire una cosa: tutti si lamentano del fatto che ci sono troppi cecchini, e poi si lamentano del fatto che i mezzi sono troppo sgravi. E grazie al cavolo, sai, i cecchini che gli fanno a un carro. Cioè, prendete una squadra, almeno 2-3 assalti, vedete che tra AT-Rocket, C4 e le granate anti-tank, soprattutto, che sono le più efficaci, ragazzi, vanno giù i mezzi, che è una bellezza. Poi sono molto forti, sì, però sono anche molto, molto lenti. Vabbè, piccola parentesi sui mezzi, visto che in tanti hanno detto che vanno nerfati, e sicuramente sarà così all'uscita del gioco, ovvero verranno un po' sistemati, un po' indeboliti. Comunque sì, l'assalto ha le granate anti-tank, e C4 e la T-Rocket. La T-Rocket ha un po' di handicap, diciamo, perché non è il classico lanciarazzi. Cioè delle cose che vanno a complicare la vita, tipo vabbè, dovete stare sdraiati o appoggiati a una finestra, esatto, o un muretto, esatto, devi mettere giù il cavalletto. Sì, potete fare sempre, cioè fate sempre in tempo comunque sia a disabilitare
la mobilità del mezzo avversario sparando ai cingoli, però comunque sia non fate molto danno. Io quando ittavo facevo 18-20, poi sì, dipende ovviamente da dove un po' lo colpite. A dire la verità non ho ancora ben capito al meglio come funziona, quali sono i punti deboli. Solo il carro, quello grosso, quello che porta, no? Carro merci, che porta tipo 10 persone. Quello è buono dall'Albania all'Italia, è fantastico proprio, non te frega. No, però se lo colpite dietro, prende fuoco tutto praticamente. La Madonna. Sì, sì, però cioè, gli fate sempre pochissimo danno, quello ho visto. Quindi. Ah, okay. Però almeno quindi dal punto di vista visivo ti dà l'idea, esatto. Dicevo, l'ho sfondato. Hai fatto qualcosa in realtà, interessante, no, in quella partita. Dai. Quindi ti dicevo, Fede, cioè ci sono tanti strumenti per offendere sto cavolo di carro armato. Poi, insomma, è vero, tutti fanno poco danno. Quindi gli tiri tutto, a un certo punto non sai più che tirargli. Mi è capitato di tirare una scarpa, a un certo punto sulla flag di la mazza chiodata. Sì, vedi i soldati che tirano tutto, questo carro ancora in vita. Però la mazza chiodata no, però è da testare questa cosa. È da testare. Ecco, Hyper ha dato un'idea, per esempio, in un suo video. Ha detto una cosa interessante, poteva essere... Per esempio, dare la possibilità a alcuni fanti, per esempio al cecchino, di poter sparare nella canna del carro armato per far sì, esplodere. Vabbè, sì, è un po', diciamo che ci vuole un po' di fantasia. No, una cosa figa, secondo me, che potrebbero fare, siccome hanno introdotto in questo FPS tutta una serie di cose nuove, come ad esempio il fatto che la classe ingegnere ce l'avete quella vera, cioè che ripara i mezzi con la chiave inglese proprio, ce l'avete solamente se sponate... su un mezzo, quindi non se lo andate a prendere, ma se ci sponate dentro, a quel punto siete vestiti proprio da ingegnere. Sì, sì, cioè della chiave inglese, una carabina e una sorta di cioè Mauser. Io spono sul mezzo e posso cambiare classe, cioè posso sei ingegnere, come se sponi sull'aereo, sei un guidatore d'aereo, quindi sei vestito così fisicamente, gli altri ti vedono così e poi sei un meccanico anche fisicamente. Questa è la prima volta che hanno introdotto questa cosa qui. Potevano fare una cosa ancora diversa, per esempio, su come attaccare i mezzi. Immaginatevi un carro armato, ragazzi, che sta in mezzo alla mappa, insomma, sulla flag. Esatto. Gli è andata a disabilitare la mobilità sparando ai cingoli. E poi a quel punto lo potete, diciamo, attaccare saltandogli fiume. Sopra e aprendo lo sportellone e tirandogli una grata. Sarebbe una figata. Cioè, come se in quel momento si attiva questa opzione. È una cosa in più. In modo tale che il carro non può stare in mezzo così come... Cioè, questi carri veramente del desertezzino, li passano in mezzo a ste case, sfondano tutto e tu ti mettono un'apprensione. Era un'idea, insomma, non so se avete capito, ma penso di sì. Si disabilita il carro, a quel punto si può saltare sopra il carro, aprire lo sportellone. Addosso. No, vabbè, dai. Pisciare dentro al carro. Una gradina dentro, se visto in tanti film. Chi si è visto si è visto. Esatto, lo fanno anche in Fury, Fede, te lo ricordi? No, lo so, l'ho visto, è il mio film preferito, tra l'altro. E invece, Fede, parlando della fanteria vera e propria, cioè l'assalto è, come dicono tutti, la classe predominante, soprattutto short range, cioè guarda, da vicino. Guarda, ti dico la verità, per quel poco che ho giocato mi sembra proprio di sì, perché io ho avuto la possibilità di giocare anche col medico, con la prima arma, però è un'arma non automatica come quella dell'assalto, ed è nettamente sgrava l'arma dell'assalto, non c'è nulla da dire. Cioè, da vicino il gioco diciamo che è molto ben bilanciato, perché le classi sono forti in base a come vengono proprio utilizzate, ma di brutto. Cioè, come gestisci tu poi il personaggio, esatto, durante l'azione. Anche perché il grande vantaggio delle armi dell'assalto è... quando spari senza mirare, cioè so bestiali proprio. Esatto, poi ci sono varie varianti di ogni arma, e c'è quella specifica per l'hip fire, cioè proprio per sparare così di braccio, insomma, senza all'Arnold. Esatto, all'Arnold. Senza impugnare. No, sono fortissimi. Cioè, da vicino, diciamo che sempre col famosissimo 1918, che però non ricordiamo l'altra parte del nome. Veramente non c'è storia. Cioè, l'unica cosa è se prendi la pistola, forse, perché le pistole. Ma anche le pistole sono forti, no? Mamma mia, se sono forti. Cioè, sono incredibili. Sono con dei tre cannoni. Colpi da vicino ammazzi tutti. E poi, senti. Infatti, quando avete. Ecco, vi dico anche questa cosa. Quando, ragazzi, avete una classe tipo medico oppure supporto, entrate in una casa, anche il cecchino, ovviamente, switchate sempre da arma primaria a pistola. Soprattutto perché tanto con tre colpi ammazzate tutti. Avete l'hip fire della pistola, che comunque sia è. Che ti dà più. Molto più preciso rispetto a quello di sniper. Un fucile, insomma. Poi sei Kernan e quindi lo metti comunque quel colpo. E poi una cosa, ragazzi, fatemelo dire, tanto in questo video stiamo dicendo un po' di cose a muzzo, tanto per quanto sono fighe, quanto cazzo sono fighe le granate in questo gioco. Cioè, guarda sta animazione. Guarda dove vola il soldato, Fede. Cioè, è spettacolare. No, veramente ti danno un'idea, sia a livello audio
che a livello grafico di tutti i detriti che saltano per aria, quando esplode la grata fa un impatto veramente fantastico. Veramente, in confronto quelle dei BF4 erano dei giocattoli. Insomma ragazzi, abbiamo parlato un po' a muzzo di tutto, fateci sapere voi nei commenti che pensate della classe assalto. Comunque secondo me è una gran bella classe, è divertente, ovviamente da sola fa ben poco, servono tutte quante qui ragazzi, quindi mi raccomando, non vi lamentate se poi usate tutti quanti il cecchino, insomma prendete ogni tanto pure l'assalto, tirate giusti i carri e vedete che poi il gioco risulta bilanciato, perché comunque è sempre di gioco di squadra si parla. Quindi Fede, ti ringrazio che ci hai spiegato tutto, sei stato veramente... Grazie a voi ragazzi, a voi, a voi. Ci hai illuminato. No, io comunque sono tornato, quindi ritornerò più o meno a fare video se voi volete. Quando uscirà, ora vi spariamo ancora questi altri video, quindi manca quello del supporto, quello del medico e quello del cecchino. Poi farò forse un video di chiusura, o meglio di preapertura per quanto riguarda l'uscita del gioco, magari anche con Hyper e Max, ci facciamo due risate tutti insieme. Insomma, quindi continuate a seguire il canale. Ci becchiamo alla prossima, raga. Bella. Mi sembra giusto. Sono tornato.